Giovedì 13 giugno, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa. Oggi è esploso il mercato sui giornali, inevitabile dopo le partite della nazionale. Adesso c'è sicuramente il mondiale femminile, che faccio fatica a pensare che possa interessare i tifosi, però è un fenomeno mediatico e cioè avendo grande spazio. Ci sarà molto più interessante da partire da sabato il campionato europeo Under 21, dove l'Italia parte tra le favorite perché è una grandissima squadra e anche perché poi si gioca in casa. Comunque, soprattutto tempo di mercato adesso. E vediamo proprio la Gazzetta dello Sport, il primo giornale che apriamo, che apre sul mercato dell'Inter, una precisa scelta di Conte, i colossi di Conte, l'Inter in attacco punta su Dzeko e Lukaku. Dzeko lo conosciamo tutti della Roma, Lukaku è il centravanti del Manchester United e il titolare del ruolo della nazionale belga. Due giocatori dalle straordinarie doti fisiche, faccio fatica a pensare che possano giocare insieme, ma è chiaro che l'Inter, che punta a Champions e al campionato italiano, ha bisogno di due grandi alternative nel ruolo, poi si tratta di due giocatori importantissimi, di cui uno anche molto costoso nell'acquisto, Lukaku. Dzeko ha una certa età, quindi può essere preso a un prezzo relativamente basso. Comunque, queste sono le notizie di mercato sulla Gazzetta dello Sport. Juventus, Sarri in attesa, il Chelsea vuole soldi dalla Juve. Questa sta diventando una telenovela. Io sono malpensante, non credo che la Juve voglia davvero Sarri, o quantomeno non era sicuramente la prima scelta. Che poi Sarri a questo è abituato, anche quando venne a Napoli non era certamente la prima scelta, anche se poi ha fatto benissimo, a Napoli lo si rimpiange moltissimo. La Juventus puntava ad altro, adesso vediamo gli ultimi incastri. Comunque è strano che la situazione non si sia ancora risolta. Non credo che il problema possano essere pochi spiccioli da dare al Chelsea. Le altre notizie di mercato parlano del Milan, che ha preso Krunic dall'Empoli, e poi, sempre a proposito del Milan, il TAR che slitta ancora, quindi il Milan farà l'Europa League. Non so se sono contentissimi da qua. Poi c'è una notizia a metà tra sport e economia: il Lotito dal calcio al Jet ha presentato un'offerta per l'Alitalia. Non commento. Andiamo avanti, l'Inter dei giganti, l'abbiamo detto, Lukaku segue Dzeko, centimetri per i gol, Conte il meglio, io amo l'Italia. Le dichiarazioni dei calciatori, a mio avviso, andrebbero tolte dai giornali, perché dicono solo cose banali, e quando le cose non sono banali sono spesso, diciamo, interpretate male, quindi è sempre meglio che tacciano. Se un giocatore deve dire una cosa del genere, quando sa che sta per arrivare all'Inter, vorrei vedere che dicesse il contrario. Sempre a proposito dell'Inter, Barella ai giorni della verità, Giulini conferma e rilancia, l'offerta non soddisfa. È una questione di soldi, credo che alla fine Barella andrà all'Inter. Era un obiettivo di tante squadre, forse la prima che si è mossa è stato il Napoli, ma Barella ha scelto l'Inter. Maldini, Boban il primo colpo, Milan nuovo centrocampo, prende Krunic dall'Empoli e per Sensi parte Cutrone. Io ho una considerazione sull'Empoli, la voglio fare perché mi sembra una cosa abbastanza particolare. Non riesco a capire come l'Empoli sia retrocesso, atteso che tutti i suoi giocatori sono fenomeni ambiti da tutte le più grandi squadre. Il Napoli ha preso Di Lorenzo, sta trattando Benasie, la Juve ha preso Traoré, il Milan Krunic, hanno un portiere fenomenale. Ma come ha fatto questa squadra a retrocedere? Vuoi vedere che poi questi qua non sono proprio dei grandissimi giocatori? Io faccio un'eccezione per Traoré per un motivo molto semplice: è un ventenne che mi ha impressionato tantissimo, ha personalità tecnica. Gli altri, stiamo parlando di giocatori anche di una certa età. Di Lorenzo è un 93, quindi ha 26 anni, non è proprio un ragazzino di primo pelo, al primo anno di Serie A. Non è che si sta un po' esagerando con l'Empoli. L'Empoli è una squadra che rubava l'occhio,
che giocava bene, creava molto, ma con pochissimo equilibrio in campo, tant'è vero che ha subito una marea di reti. Giocatori del genere, innanzitutto li voglio vedere al salto in una grande piazza e non in una piccola realtà come Empoli, e poi anche in un contesto tatticamente più equilibrato, dove bisogna fare anche la fase di non possesso. Che siano tutti fenomeni non è possibile. Secondo me qualcuno non all'altezza di queste grandi squadre in mezzo ci deve essere. Comunque, vediamo quello che succede. Passiamo alla Juve, Sarri, fumata grigia, si tratta oltranza, il Chelsea vuole soldi, oggi il via libera. Il via libera lo si sta aspettando da una vita e sin qui non c'è mai stato. Peraltro la stampa inglese ieri lanciava una notizia singolare, secondo la quale il Chelsea aveva cambiato idea e stava facendo di tutto per trattenere Sarri. Chelsea non deve fare niente per trattenere Sarri. Sarri è un allenatore sotto contratto, non vedo che cosa vuole fare. Può darsi che il Chelsea non ha trovato il sostituto che voleva, forse Lampard non ha convinto, non è stato possibile riprendere Benitez, forse si sono convinti che un allenatore che al primo anno senza squadra arriva terzo in Premier, non in Serie A, e vince l'Europa League merita fiducia. Comunque, la situazione è in divenire. Napoli 100 milioni per Lozano e James Rodriguez, però poi ci sono alcune cessioni da fare, vedremo quali sono. Il Napoli non può permettersi certamente di spendere 100 milioni senza incassare e prendere giocatori dall'ingaggio importante senza che ne escano giocatori dall'ingaggio più o meno simile. Orizzonte Azzurro, parliamo di nazionale, Mancini ora attende Zaniolo, Mezzala, Chiesa e Di Lorenzo. Siamo al Corriere dello Sport, simpatico il titolo di apertura, Ali Claudio, riferito all'offerta fatta da Lotito per l'Alitalia, lo vuole Sarri e c'è una mega foto di Icardi e sotto Lukaku che dovrebbe andare all'Inter. Vediamo il Corriere pagine interne, Icardi bianconero, Sarri lo chiama e si riporta la notizia quando lo voleva ADL che tentò banda e anche all'epoca c'era Sarri al Napoli. Dopo la partenza, dopo la cessione di Higuaín alla Juventus, Lukaku vuole l'Inter, l'abbiamo già visto. E Dzeko mette un like, Galeotto. Basta con sta storia di vedere i like sui social, è una presa in giro. Ma, giornalismo di una volta certe cose non le faceva. È vero che siamo in un'epoca social, ma vedere che i giornali vanno in fibrillazione per un like o per il colore della maglietta che casualmente o non casualmente indossa la signora Icardi quando pubblica una foto su Instagram, siamo veramente alla frutta, alla fine del giornalismo. Roma nelle mani di Fonseca, Lotito decolla, vuole entrare in Alitalia, la notizia che viene trattato di, diciamo così, di striscio dai giornali sportivi, ma che ha ampio spazio nelle pagine economiche dei giornali. Tutto sport, Guardiola chiude il Cancelo, Paratici a Londra per Sarri. Chiude il Cancelo, ha detto che resterà 2 anni ancora al Manchester City e chiude il Cancelo perché si vuole portare Cancelo alla Juventus. Gioco di parole, Lukaku chiama l'Inter, l'abbiamo visto. Passi da gigante per il quotidiano sportivo, c'è la fotografia di Lukaku. Andiamo avanti, Insigne in azzurro, splende ancora il 10. Ragione e sentimento, la maglia, la magia di una maglia che è come una sindone. Ci sono le fotografie di Maradona, Platini e credo che lo vedo piccolo, se non vado errato, quello è Antognoni. E con questo abbiamo concluso la rassegna stampa quotidiana, l'appuntamento è per domani.